Ciao, benvenuti sulle videoguide di lofionline.it. In questa guida, vediamo come cancellarsi da Amazon. Non è semplice raggiungere la pagina di cancellazione dal sito. Per questo motivo, per raggiungerla direttamente, trovi il link su cui cliccare nella descrizione. Arrivati sulla pagina, vediamo le informazioni sulla procedura di eliminazione dell'account. Se abbiamo ordini in sospeso, attendiamo che vengano consegnati prima di chiudere l'account. Dobbiamo tenere presente che cancellandoci perderemo l'accesso a tutti i servizi collegati, che vediamo elencati. Continuiamo a scorrere in giù nella pagina, e vediamo che oltre ai servizi collegati, anche i dispositivi configurati con il nostro account che stiamo cancellando verranno disconnessi, e sarà possibile usufruire dei contenuti Amazon solo collegando un altro account esistente. Scorriamo ancora in giù nella pagina, finché arriviamo all'avviso con il contorno giallo, che vediamo nell'immagine. Come indicato dalla prima freccia, andiamo a scegliere il motivo per cui ci stiamo cancellando, scegliendo tra le voci nell'elenco a tendina. Una volta scelta la motivazione, selezioniamo il quadratino, sì, desidero chiudere, come indicato dalla seconda freccia. Dopo clicchiamo su Chiudi il mio account come indicato dalla freccia. Adesso, nella nuova pagina ci comunica che ci è stata inviata una mail di conferma, contenente un link su cui cliccare, per completare la procedura di cancellazione. Se ci siamo registrati con il telefono ci arriverà un SMS. Procediamo quindi a recarci sulla nostra mail, e clicchiamo sul bottone giallo che vediamo nell'immagine, conferma la chiusura dell'account. Verremo reindirizzati al sito di Amazon, dove un avviso come quello che vediamo nell'immagine, ci comunica che il nostro account è stato cancellato. Se non ci sono azioni richieste, non dovremo fare altro. Se ci sono pratiche in sospeso invece, verremo ricontattati da Amazon ai contatti impostati. Se la guida ti è stata utile, iscriviti al canale, e seleziona la campanella, così saprai quando escono nuove guide. Visita lofionline.it, ci sono decine di altre guide per le tue operazioni su internet. Per altre informazioni, contattaci nei commenti, sui social, o alle mail che trovi nella descrizione. Come fai? Lo fai online.